Mauro Pelasquier ad Andorra, al Marina di Andorra, ieri Porto sotto le stelle, una bella serata, oltre 200 persone. Io sono sempre sorpreso, ma non dovrei sorprendermi, di quanto tu sei popolare, di quanto sei veramente, come abbiamo detto anche noi, il volto della vela. Come ti senti un po' a essere testimonial di questo sport? Fa piacere, senza dubbio, anche perché insomma, qualche risultato l'ho portato per l'Italia, no? Per me, per primo, senza dubbio, ma ho rappresentato sia le Olimpiadi, sia in Coppa America, nel Giro del Mondo, l'Italia, quindi insomma... mi sono dato da fare, ecco, e quindi il fatto di avere anche un aspetto un po' molto simile all'immaginario collettivo, quello del marinaio, com'è il marinaio? Quella barba, capelli lunghi, quello conta, sempre spettinato. Però ovviamente. Scusa, però noi abbiamo visto anche delle foto, abbiamo fatto questa clip un po' riassuntiva, di tu che avevi 10 anni, bambino, su un fin di papà Delchi, e invece eri biondo ma capelli corti. Cioè, è vero che uno a 10 anni c'ha la barba lunga, però quando hai cominciato invece? Quando è cominciato il... Perché anche sul fin non avevi la barba? No, diciamo che appena si è riempito il viso di pelle, di peluria, ho tentato subito di far crescere la barba. Cioè avevo questo sogno di lasciarmi la barba, non so perché, vabbè comunque. E andò così. E poi quindi verso 18 anni avevo già la barba. Poi ovviamente d'estate la tagliavo, poi c'era la moda dei baffi, non so se ti ricordi della mongola, lunghi sì, quelli. C'è avuto pure quelli? Sì, come no. Però quelli non sono tanto... Poi d'inverno ovviamente la facevo ricrescere, perché poi farsi la barba tutti i giorni è noiosissimo. Il baffo alla mongola però non faceva tanto. No, sai, una cosa che i capelli e la barba ti aiutano, noi sotto il sole, soprattutto sulle derive dove non avevi il cappellino, piuttosto che cioè, ti brucia veramente, quindi una protezione naturale non è indifferente. È vero, un'altra cosa di cui abbiamo parlato ieri in questa serata di Porto sotto le stelle ad Andorra è stato le varie fasi della tua carriera, quindi l'inizio con questa quasi predisposizione genetica familiare, nonno Francesco maestro d'ascia, papà Delchi, zio Annibale che ha dato il nome a quello che oggi è il Marina, Annibale, Monfalcone, la società velica Oscar Cosoli, c'era quasi inevitabile che tu facessi poi la vita che hai fatto. Sì. Poi l'Olimpiade da inseguire, anche perché anche quella l'hanno fatta lo zio e il papà, e poi è arrivata Azzurra, no? Ma quella prima fase, come oggi, come la inquadri, come la ricordi un po' nei tuoi ricordi, nelle tue memorie? Guarda, ho un po' un senso di frustrazione perché l'ho lasciato troppo presto. Io ho 28 anni, avevo già fatto 3 Olimpiadi, la prima 19 come riserva, poi 72-76 come titolare, e il fin allora era fornito dagli organizzatori, quindi non potevo portare la mia barca, dove per dire nel 75 vinsi l'argento alla preolimpica di Kingston, Ontario, e quindi non ero ancora pronto per il podio, forse, non lo so, comunque con senza la mia barca insomma non ero così competitivo. In realtà se andavo avanti ancora potevo fare almeno altre 2 Olimpiadi, senza dubbio. Diciamo che in Italia non avevo una grande concorrenza e questo ovviamente non mi aiutava, però siccome allora si poteva gareggiare tanto all'estero, insomma ero sempre più grande, quindi crescevo comunque. E poi sicuramente con la maturità fisica e mentale, certo, avrei sicuramente ottenuto più risultati. Quindi finito troppo presto non è tanto perché la gioventù passa e non torna più, no, ma proprio perché... ero ancora molto giovane. Ci sarebbe stato uno scampolo ancora in cui potevamo vedere un Pelasquier vincente anche a livello olimpico. Cioè allora, sai, non c'era il sostegno delle armi come adesso per gli atleti olimpici, dovevi fare tutto da solo. A 28 anni io ho pensato che forse avrei dovuto anche lavorare, no, per vivere, e quindi ho pensato che era giusto smettere lì, e nonostante il presidente di allora della federazione, Sergio Gabisso, mi chiese di fare ancora almeno un quadriennio, ma insomma poi devo dire che al ritorno dall'ultimo mondiale che feci in Spagna, dove andai molto bene, e passai per il Salone della Nautica, era in quel periodo lì, e trovai subito il lavoro in un cantiere che produceva barche da regata e d'altura, no? Poi l'anno dopo subito la Minitone Cup, e poi diciamo che non mancava no,
non diciamo sono mancate. Che, esatto, avrei continuato a regatare ovviamente su barche completamente diverse con obiettivi completamente diversi, però c'era sempre come se ti restasse un piccolo così anellino di rimpianto, sì, su un altro piccolo step olimpico, sì, si poteva fare. Questo è un messaggio da poco per uno che, come abbiamo detto, è il volto della vela, rivolto a tanti giovani che si affacciano alla campagna olimpica, oggi difficilissima, costosissima, impegnativa, lacrime e sangue, e poi magari mollano abbastanza presto, quindi tenete duro, no, diciamo, no? Questo un po'. Guarda, io ti dico questo, lo dico a chi frequenta le classi olimpiche, cioè un uomo che fa lo sport della vela viene ricordato per le Olimpiadi, per i mondiali di categoria, piuttosto che europei e tutte le classiche che si fanno per ottenere appunto il biglietto per le Olimpiadi. E l'altura, a parte la Coppa America che è un'icona al di là di tutto, viene ricordato molto meno. Certo. Quindi, cioè, vuol dire un velista che ovviamente ha voglia di emergere una cosa o l'altra, si ricordi sempre che l'Olimpiade è il punto di riferimento per qualsiasi sportivo. Hai detto, a parte la Coppa America, uno dei temi di ieri sera, Porto sotto le stelle ad Andorra, è stato i 40 anni di Azzurra. Abbiamo visto in anteprima per Andorra il docufilm sui 40 anni di Azzurra. Cos'è stato Azzurra per te, proprio in pillole? Ma la chiamata non me l'aspettavo. Cino mi chiamò, ero l'unica vacanza della mia vita perché il cantiere chiudeva ad agosto e ero a Sorrento da un amico e non so come mi trovò sinceramente, ma a un certo punto la moglie di questo mio amico mi viene, eravamo in spiaggia io e l'amico, e fa: guarda che c'è Cino, dice che ti cerca, che vuol parlare con te. Allora, niente, Cino mi fa: guarda, domani vai a Milano e dopodomani parti per Boston. Ma Cino, di cosa stai parlando? Sto parlando della Coppa America, abbiamo comprato Enterprise, siamo qua a allenarci, ho bisogno di te. Ah, te l'ha detta secca proprio, sì, così? Sì, eh? Domani parti. Dico: ma Cino, ma io non so neanche dove ho il passaporto. Allora era uno zingaro, certo, vero? E insomma, lo trovai, corsi e partì il giorno dopo. No, un momento, facendo il visto per l'America, l'ambasciata lì. Tutto americana. In tempo record. No, tutto, sì. Mi aspettavano, me l'hanno fatto in 3 secondi. Guarda. E che ti passava per la testa? Cioè, avevi la sensazione di qualcosa di grosso? Vedi. Mi battevo il cuore. No, anche perché per me la Coppa America me la raccontava mio papà, mio zio, che loro conoscevano anche, solitamente quando andavano in Svezia, i protagonisti, allora... Zverig, no? Ti ricordi? Che fece qualche edizione della Coppa America e mi raccontavano di questi marinai, questi, insomma, racconti. Beh, certo, di racconti allora, epici, no? Leggendari che ti hanno fatto venire voglia. E quindi era un sogno troppo lontano. Però ricordo ci fu un episodio particolare durante la settimana di Hier in Francia, e stavamo aspettando il vento per la partenza ed ero attaccato con il mio fin, con un ragazzo francese simpaticissimo che si portava il mangianastri a bordo per sentire la musica prima della regata, forse anche in regata, e aveva una cassetta dei Pink Floyd. Io sono un fan sfegatato dei Pink Floyd, sono cresciuto aspettando il nuovo long play, no, dei Pink Floyd, quindi eravamo lì che ascoltavamo questa musica meravigliosa. E in lontananza vediamo arrivare due spinnaker con due barche enormi per noi, perché sei fin 4 metri e mezzo lì, tutti, cioè, esatto, a 20 centimetri dall'acqua. Vediamo arrivare queste due barche sotto spinnaker, due cattedrali di vele, no? Una roba meravigliosa. E lì fui veramente affascinato. Ed erano i 12 metri? Erano France 2 e Constellation. Che si allenavano per la Coppa America del 74, credo. Pazzesco, perché lo racconti come lì. Oggi sono tutti professionisti, già sulle classi olimpiche, aspettano la chiamata, discutono i contratti, insomma, c'è un approccio veramente diverso. Tu veramente invece quello con mangianastri nel fin, la meraviglia di vedere ste barche con le montagne di vele, cioè è incredibile quanto tempo è passato e come è passato. È passione, no? È passione, per passione. Me il tempo... è una grande passione, quindi le emozioni che provo ogni volta che succede qualcosa intorno a me in mare è qualcosa di meraviglioso, ecco, mi gratifica anche per il mio impegno. Questo ancora continua per te, continua poi per la sera, ovviamente andai a Hier, dove no, a Toulon,
dove erano le due barche e vidi la base. No, sì, guardare, c'è queste meraviglie. Quindi quando mi chiamò Cino mi sorprese da una parte, ma veramente il cuore mi batteva forte, perché riuscire a entrare in quel sistema, in quel mondo che conoscevo ai margini, e fu veramente qualcosa di meraviglioso. Senti, la stagione tua, fatta di tante regate, molto regate offshore, sei reduce da poco dalla Giraglia, e la stagione prevede adesso, tra 3-4 settimane, la Palermo Monte Carlo, sì, che un po' chiude un po' in qualche modo la serie delle grandi regate offshore. La Palermo Monte Carlo l'hai fatta tante volte tu, non dico tutte, ma quasi tutte le edizioni. Che regata è? Perché ti piace? Quali sono le caratteristiche della Palermo Monte Carlo che ti intrigano in qualche modo? Perché la consigli? Allora, con la Sicilia e con Palermo, Mondello in particolare, sono legatissimo, perché vinsi il mio primo titolo italiano di film assoluto. E quell'anno, tra l'altro, vinsi anche quello juniores, quindi, che ero ancora juniores, quindi feci la doppietta. E quindi sono legato particolarmente anche con... perché c'erano tanti filmisti allora, non per ultimo il papà dei Bruni, no? Che era un mio quasi coetaneo, Ubaldo, sì, Bruni, concorrente. E poi insomma Agostino Randazzo è un amico, perché anche lui con i 470, cioè ci trovavamo ovunque, no? quando c'erano le grandi classiche e partecipavano tutte le classi olimpiche, quindi avevo questo legame. Poi conobbi Angelo Randazzo, il papà di Agostino, presidente dello club Sicilia, che mi chiamò perché aveva in mente questa regata e voleva capire come non sbagliare, insomma, da pure cosa fare di bello perché crescesse e avesse successo. Sì, no, che fosse di attrazione per i velisti da una parte, ma per gli armatori soprattutto. Bravo, no? Bravo. E quindi io diedi qualche consiglio, così, cioè il percorso era già nella mente e sua, quindi gli dette un consiglio pratico, molto pratico. Guarda, agosto è cioè di solito i maxi o comunque le barche vanno in crociera, e quindi certo, sono armate da crociera, e quindi finire la crociera, fare quella regata è un impegno, perché cioè le barche piene di oggetti che non servono in regata non sono competitive, no? E io non sono... Sbarcare delle cose in Sicilia e portarle poi a Monte Carlo sarebbe stato un problema. Se tu organizzi in modo tale che ci siano dei camion che prendono tutta la roba e le portano a Monte Carlo o a Genova, che non so, comunque sul nord, dove poi le barche certo possono rimbarcare tutto quello che serve, che è un palazzo sensazionale, sì, quello lì. E lui fece questa cosa qua e ebbe un successo strepitoso, che ancora adesso attuano, perché effettivamente arrivano gli armatori, scaricano tutto e la barca è competitiva. È una caratteristica proprio della Palermo Monte Carlo, anche estetica. Tu cammini sulle banchine di Villa Igea la vigilia della partenza e vedi tutti questi imballaggi davanti a ogni barca, tutti imballati con la plastica, tutti pronti sui pellets per essere portati sui tir che li porta al Principato di Monaco. Poi non è male, poi... e te li trovi in banchina allo Yacht Club di Monaco. Poi gli disse: guarda che il percorso stesso prevede il passaggio nelle bocche del Bonifacio, perché c'è sottovento alla Corsica, c'è la morte civile, e quindi anche perché avevo partecipato a due edizioni della Corsica per due, sì, che vinsi e avevi fatto l'esperienza, sì, Maurizio Manzoli, e sapevo benissimo, è bellissimo, delle bocche, tutta la Corsica di Ponente, ma come giravi e tornavi su per tornare verso la palla da dove partiva la regata era un incubo, e quindi si guarda che bisogna passare di là, e non l'aveva previsto forse, o comunque non sapeva che fosse l'unica possibilità. Sta di fatto che poi nella prima edizione con Steinlager, sì, con Agostino arrivamo nelle bocche, c'era Maestrale e la barca era... non era messa benissimo, voglio dire, aveva delle vele che praticamente si strappavano ad ogni raffica. Non era ormai stata datata, sì, non era stata manutenuta. E allora a un certo punto prendemmo una decisione folle di dire: vabbè, wow,
cioè affrontare le bocche con questo vento, rompiamo tutto e passiamo andiamo sotto dritti. Vento, andiamo dritti e lì vincemmo lo stesso in reale, ma ovviamente fummo battuti in compensato da una banca più piccola. Ma è un bellissimo percorso e sta attraendo sicuramente, poi tra un paio d'anni sì, adesso è diventata anche la boa, no? Porto Cervo. C'è la boa a Porto Cervo, ci sarà la 20ª edizione tra un paio d'anni, quindi insomma aspettiamo. Quindi ci sarai anche quest'anno alla Palermo Montegano? Sì, quest'anno sono con la Yacht Club Italiano, con Elo, con i ragazzi del Yacht Club, dove appunto il progetto è bellissimo perché appunto un armatore dello Yacht Club ha regalato la barca allo Yacht Club per utilizzarla, per far crescere i ragazzi d'altura. Delle derive nell'altura, quindi gestire una barca, fare navigazione, navigare, non fare solo spiagge, imparare a fare gruppo e quindi equipaggio, quindi è un bellissimo progetto che ho sposato immediatamente, mi piace e insomma che è uno dei temi poi di cui si è parlato ieri, come far continuare i ragazzi, i giovani che si avvicinano, c'è un grande movimento giovanile, c'è una grande perdita di questo movimento giovanile, hai dato le tue idee, le tue cose, insomma c'è tanto da dire. Con Mauro bisogna sempre vedersi spesso, perché è come a New York, no? Che bisogna andarci una volta all'anno, due o tre giorni, e con Mauro Pelaschier bisogna parlare due o tre volte all'anno. Va bene, grazie Mauro, grazie di a essere te. Stato qui ad Andorra, ci vediamo presto. Palermo e Monte Carlo, mi raccomando, è bellissima.